Allora, siamo collegati con la segreteria della Macerata Campania, della CD Macerata Campania Academy, di Presidente Antonio Piccirillo. Abbiamo anche il Sindaco Raiano, il Vice Sindaco di Curti, perché naturalmente la SD Macerata Campania è ospitata nel campo comunale di Curti. Giusto? Antonio, buongiorno, buonasera, anzi e benvenuto. Quest'oggi avete siglato la nuova stagione, la nuova partenza, i nuovi allenamenti, giusto? Sì, allora oggi abbiamo iniziato questa nuova stagione, dopo un anno travagliato, molto travagliato, però poi culminato con la vittoria dei campionati nazionali a luglio. Però questo ci ha dato ancora più forza per partire più forti di prima. Così abbiamo colto al volo il bando fatto dal comune di Curti che dava in gestione per la presa in gestione del campo comunale di Curti. Abbiamo iniziato un po' dei lavori e ci siamo ritrovati adesso qui su questa struttura. Sarà un anno con tante novità perché siamo riusciti, infatti porteremo sicuramente, lo posso già iniziare, non posso dire quali società, ma avremo due società professionistiche di Serie A che saranno qui nostre affiliate su questo campo, quindi verranno con i loro responsabili e molto probabilmente manderanno anche i loro giocatori. Quindi, saremo qui tutti insieme. Faremo un progetto quest'anno che oltre al calcio vogliamo coinvolgere anche altre attività del posto. Infatti cercheremo di fare una collaborazione con i gestori del palazzetto qui dello sport qui di fianco, che è una struttura bellissima che detto in zona nessuno ha uno stadio, questo è proprio paragonabile a uno stadio con tribuna coperta, campo da calcio, campo da calcetto, palazzetto di fianco e altre attività che potrebbero essere fatte su questo campo. Quindi cercheremo di ampliare oltre al calcio, quindi fare tipo una sinergia con altre attività del posto e fare altre cose per un progetto più ampio. Un'altra domanda ancora, ripetiamo un attimo il vostro successo di fine primavera, mi pare, giusto? Inizio estate, che qua avete vinto il campionato italiano. Sì, allora noi con la categoria ragazzi under 14 siamo riusciti in questa situazione, in questa vittoria. Infatti, dopo aver vinto il campionato provinciale di Caserta, CSI, siamo riusciti a vincere anche quello regionale di Napoli, Napoli, Benevento, Avellino e Salerno. E successivamente a luglio siamo andati a fare le finali nazionali a Cesenatico. C'era una società per ogni regione. E dopo aver battuto Sardegna, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria, siamo arrivati in finale con la Lombardia e abbiamo vinto il campionato nazionale, siamo campioni d'Italia. Infatti quest'anno avremo sulle maglie lo scudetto italiano. Quindi la SD Macerata Campania qui a Curti si propone quest'anno di fare meglio a livello sportivo, è un po' difficile, però di essere punto di riferimento per le famiglie, per i giovani e per i ragazzi che sognano di diventare campioni. Sì, allora per noi il calcio non è solo diventare campione, ma per noi il calcio racchiude tanto. Infatti, in primis, è cercare di dare a un ragazzo quanto non può avere dalla società attuale. Quindi, per noi il primo motto è divertirsi. Hai detto bene, confermarsi è difficile. Infatti, per noi ci proveremo, però la prima cosa che vogliamo fare e attuare e soprattutto ampliare i numeri e quindi togliere quante più persone dalla strada e avvicinarli allo sport, perché lo sport è proprio a beneficio di tutto il corpo. Sentiamo anche il sindaco Antonio Raiano, primo vice sindaco. Ah, consigliere delegato. Per voi è un motivo di orgoglio avere anche una squadra del genere nella vostra struttura? Sì, e naturalmente l'amministrazione ci tiene al fatto che società come questa si prendano questo incarico e questo, diciamo, onere nel far fiorire l'attività sportiva sul territorio e diciamo, utilizzare anche queste strutture che il Comune offre per dare il meglio ai cittadini di Curti, ma anche di tutti gli altri comuni limitrofi. Infatti vi fa onore il fatto che comunque ospitate una società che appartiene a un comune limitrofo. Sindaco, una struttura sportiva che funziona bene e quindi anche un motivo di soddisfazione da parte vostra.
No, ma senz'altro, ecco, noi come amministrazione cerchiamo sempre di fare da attrattore, ecco, nei confronti di queste società e che appunto, come diceva il consigliere delegato Lucia Ienco, possano in un certo senso avviare i giovani allo sport, perché poi sport, come diceva il presidente, sicuramente non è soltanto, ecco, far diventare i giovani in erba dei calciatori professionisti, ma soprattutto quello di insegnare loro, ecco, i canoni fondamentali del convivere, ma soprattutto del convivere civile. Ringraziamo il sindaco Raiano, il consigliere delegato Ienco e il presidente Piccirillo, concludiamo con lui. Qual è la coppa dei campioni d'Italia? Giusto per, la facciamo vedere, però ecco, è molto bella. Quindi che sia magari di buon augurio per la stagione che sta per cominciare, che oggi comincia con i ragazzi che già stanno facendo allenamento, i piccolini, poi seguiranno successivamente gli altri questo pomeriggio, giusto? Sì, abbiamo suddiviso le fasce d'età, oggi abbiamo iniziato con tre categorie, poi più tardi, intorno alle 18:30, 19, inizieranno anche le altre categorie. Contiamo circa 200 iscritti e quindi vorremmo quest'anno non farle a meno 400. E penso che nel circondariato, proprio perché Curti non ha attualmente una scuola calcio, vorremmo fare qualcosa di più grande, quindi raggrupparci insieme agli amici di Curti. Un'ottima iniziativa perché che va a conglobare, va a battere anche le barriere territoriali. Quindi complimenti per questa squadra, per questo team, per questa società, perché tanti iscritti e tutto quello che stai facendo ti fa onore, compresa questa vittoria che la stiamo facendo rivedere. Veramente molto bello, una grande soddisfazione per tutto il comprensorio. Grazie Antonio Piccirillo, grazie al consigliere Ienco e grazie al sindaco Antonio Raiano. Buona serata.